almeno così nell'ultimo giro, raga. All'esterno, pieghiamo! Che sportellata incredibile! Buongiorno ragazzi, oggi circuito dell'Austria, tracciato Red Bull Ring. Siamo sempre qui nella Red Bull Rookies Cup. Come ben sapete, in questo circuito ci ho girato, ragazzi, dove sono andato coi buggy, coi Defender e anche con le Porsche. Quindi se volete vedere quel video in alto a destra, adesso vi comparirà quel video. Noi scendiamo in pista perché le qualifiche le ho fatte. E guardate un po' Bistard dov'è. Secondo. Andiamo in griglia, semaforo rosso. Ho fatto un bel po' di giri questa volta per le qualifiche. Qua sono partito veramente male, quindi già il terzo e il quarto, anche il quinto. Ma noi così ci prendiamo l'all shot di cattiveria proprio. Maledetti. Vi stavo dicendo, raga, che ho fatto delle ottime qualifiche. Sarà che questo circuito mi piace e quindi è andata molto bene. Però vi devo dire che i miei punti deboli su questo circuito erano il terzo settore, il quarto non tanto, ma nel terzo perdevo sempre. Mi sono classificato secondo, non so se si è visto, anche con 0.035, raga, quindi un niente. E chiaramente ho perso la prima posizione perché ho fatto il terzo intertempo non proprio nel migliore dei modi. Comunque siamo in pole position, raga, pole position, siamo in prima fila, in prima, dominiamo tutti, raga, qua adesso noi. Quindi vediamo di fare il nostro tempo, la nostra gara, tutto quanto fatto bene, senza farci prendere dalla paura, da nessuna distrazione, che qua 25 points sono super importanti, raga. Qua ho accelerato poco, infatti sentite il rumore di quegli altri subito dietro. Sono tutti qua attaccati, cioè sbagli qualcosa e sono subito, la vedete, 308 di vantaggio, ma non è nulla, vedete? Basta che freni un attimino, un attimo dopo ottieni di più la frenata e quelli zanti hanno già mangiato tutto il vantaggio. Quindi noi, raga, adesso qua 100 metri, frenatona brusca, intraversiamo la moto, buttiamola giù, uscita bene di curva, raga, subito giù in carena anche noi e via, voliamo più agguerriti che mai. Ditemi, raga, voi come sta andando la carriera, se anche voi state facendo un po' la carriera qui. Cioè, vedete, basta fare uno sbaglio di questo genere perché non mi concentro, solo che se mi concentro non riesco più a parlare, raga, perché mi muto, entro dentro proprio nel personaggio, mi chiudo nella moto dietro la carena e basta. Però siccome devo fare dei video dove devo intrattenervi, porca vacca, almeno così nell'ultimo giro, raga, all'esterno, pieghiamo, che sportellata incredibile, andiamo avanti così. Mi stavo dicendo, vi devo intrattenere, non è che posso star zitto e voi vi vedete soltanto il giretto così. Guarda Carlos all'interno come un furetto. E allora, visto che gli piace l'interno, ce lo prendiamo anche noi. C'è lo scambio della scia, lo scopriremo molto presto. Siamo usciti a cannone dall'ultimo giro, raga. Anche qui sempre 358 millesimi di vantaggio per noi. Giro veloce per Bistard, attention please. Vi ho detto io, raga, che qui mi piaceva come gara, mi piaceva come circuito, mi piaceva tutto. È una figata di circuito visto dal vivo, raga. Chi ha visto le mie Instagram stories sa benissimo che qui è un sali e scendi, ma impressionante. Cioè questo circuito, raga, c'ha veramente delle pendenze mostruose, ma mostruose è dire poco, delle salitone che sti cavoli. Però è veramente bello in mezzo qui al boschetto. Poi sono curioso di vedere gli altri dove sono, perché adesso non li sto più sentendo. Non sto più sentendo i loro... Oh, motori, come sarà intraversata la moto.
Andiamo giù così, perfetto. Avvicini qua il cordolo, che non dobbiamo perdere o fare chilometri in più. Inutilmente giù tutto. Un po' sul cordolo. Fermi tutti. Qua erroraccio mio. Ho ben visto uno o due commenti dove mi scrivevate: "Bista, non usare i rewind, eccetera", ma tanto ci sono, raga. Non penso che per quei due secondi di millesimo la vostra experience venga rovinata, quindi stiamo così e così imparo a non fare cappellate, raga, visto che qui non siamo nella reality, ma siamo nel gioco. Avanti così, poi non è un torneo mondiale, cioè sono io contro il computer, capite che... No, maledetto! E andiamo a prenderci la nostra prima posizione! Guardate che bello, 5 minuti e 10, 1:42:08. E noi in classifica siamo quarti a meno 58. Vedete qua? Posizione in sella, livelli, gestione gas, angolo di piega, gestione del freno. La moto fa schifo in confronto alle altre. Con calma, adesso con la reputazione e col resto, la stiamo aumentando. Ed eccoci qua, griglia di partenza, decima posizione, secondo gran premio di San Marino. Non abbiamo iniziato bene, guardate, anche l'undicesimo ci sorpassa male, molto male. Non perdiamo le speranze. Mamma mia, come li abbiamo sorpassati tutti, infilati come degli spiedini. Vai, vai, curva troppo larga, abbiamo fatto troppa strada, raga. E adesso qua, staccatona violentissima a prenderci la prima posizione. Avanti così. Avanti così, raga. Dobbiamo stare molto attenti perché Carlos è una bestia, ha una moto devastante. Come vi ho detto, raga, questo, anzi, come vi ho fatto vedere, noi non è che iniziamo con una moto atomica, cioè la nostra moto fa abbastanza schifo, la dobbiamo chiaramente potenziare vincendo le gare e facendo punti. Quegli altri invece hanno già delle moto stratosferiche. Quindi, raga, vediamo un attimo cosa riusciremo a fare, perché nel primo e secondo settore riuscivo a fare bene, nell'ultimo anche era discreta la cosa. Però nel terzo, che è questo qui, perdevo un macello, raga. Che è questo qui super violento, che là ho sbagliato e sono andato per i campi. E anche qua, perché non sono concentrato. Listard, concentrati. Devo concentrarmi e non parlare. Molto bene, ce li ho tutti dietro. Sicuramente farò qualche errore che mi sorpasseranno sti maledetti. Carlos, sta calmo là dietro. Prepara la paella, Carlos, qui che non andiamo d'accordo. Bistard, giro veloce. Molto bene. No, sul rosso. Perfetto. Guardalo, è sempre lì Carlos. Non devo sbagliare più nulla. Ciao. Perché anche se mi è davanti, ma gli riesco a fare una super staccatona, va anche bene. Ok, adesso ripassiamo per i curvoni super veloci. Penultimo sorpasso, dietro nelle retrovie, anche a metà, ci sono vari e vari sorpassi molto aggressive. Frenato un po' troppo là, sono stato un po' troppo prudente, però dai, meglio la prudenza, raga, che andare a fagioli per i campi. Guardalo lì, fortunatamente gli ho chiuso la porta involontariamente proprio, però. E andiamo avanti così con la moto un po'
che si mette in spazzolata. Giù in carena, ragazzi, anche voi. E lasciate like, datemi la vostra energy per riuscire a battere. Carlos, lì qualcuno ha lasciato un dislike che mi ha fatto andare lungo, maledetti. Lo so io, guardalo, guardalo come mi ha infilzato. Oh, là, questi erano almeno 10 like, puliti, puliti. Perfetto. Lui è sempre là. Sempre là, cavolo. Mi verrebbe quasi quasi da buttarlo fuori. Così piglia 0 punti il maledetto. Perché lui è prima in campionato. Anche se gli arrivo davanti io, 5 punti solo di distacco. Quindi. Però. Noi facciamo la nostra gara, raga. Ci divertiamo. Cos'era quella fucilata? Non c'è più Carlos, secondo. Top. Top, ragazzi, però non ho visto incidente o crash sulla destra. Quindi deve essere ancora in gioco il maledetto. Vedete, questa è fatta bene. Se stessi zitto. Mezzo secondo dal secondo c'ho io. No, 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 l'ho fatta male, l'ho fatta male. Ultima curva, raga. Proteggiamo la porta e usciamo. Via così, giù in carena e mangiate pasta col tonno, maledetti. Andiamo in prima posizione. Simone, Adria, Carlos. 23esimo, maledetto. Avanti così. In campionato adesso abbiamo Adrian Carrasco. Ne abbiamo guadagnato però un botto di punti, così mi piace. Involontariamente, raga, siamo a meno 46, meno 41 e poi c'è meno 12. Il video per oggi si conclude qua. Due primi posti favolosi. Dobbiamo continuare così perché più reputazione ho, più team si interessano a me e prima riusciamo ad andare in MotoGP. Quindi, raga, un like e un commento per supportare la serie e noi ci vediamo nel prossimo Gran Premio.